Buongiorno bambini, buongiorno famiglie. Oggi sono in studio insieme a Lara Ciao. e Michele. Ciao. Siamo qui insieme perché andremo a scoprire quello che Gesù ci dice nel Vangelo di oggi. Abbiamo costruito qualcosa di grande, grande, vero Michele, vero Lara? E cosa abbiamo costruito di grande, grande? Una montagna. Pensate che nella Bibbia, nelle storie che Gesù ci ha lasciato per così importanti per la nostra vita, si parla spesso di montagne e noi che viviamo vicino a tante montagne sappiamo cosa vuol dire andare in montagna. E nel Vangelo di oggi Gesù prende con sé degli amici e va in montagna, linea direttamente al monte Tabor. Abbiamo detto che Gesù va in montagna oggi. Con chi è che va in montagna? Con tre amici. Va con tre amici, eccoli. Sono Pietro, quello con la barba, sono Giacomo e Giovanni e poi chiaramente Gesù. Dovranno andare in montagna, vediamola in fondo, dovranno salire insieme. È Gesù che li prende con sé, li porta con sé. Quando noi andiamo in montagna sappiamo che dovremo fare un po' di fatica, però una volta che siamo in montagna c'è sicuramente qualcosa di bello, vero? Sì. Voi siete già andati in montagna? Sì. Vi è piaciuto? Sì. E allora andiamo anche noi, insieme a Gesù, Giacomo, Giovanni e Pietro. Ecco qui i nostri protagonisti. Ma cos'è che potete dire sulla loro salita? Hanno fatto fatica. Eh sì, quando si va in montagna bisogna fare un po' di fatica, però vedete, è Gesù che conduce. Dietro di loro ci sono gli amici per arrivare fino in cima. Eccoci, i nostri amici sono arrivati in cima a questo monte, monte che si chiama Tabor. Ma cosa succede mentre sono in cima? Diventa il vestito di Gesù tutto bianco. Wow, il Vangelo ci dice che il vestito di Gesù diventa così bianco che nessuno poteva farlo diventare così splendente. Mentre erano sul monte, quelle vesti bianche divennero qualcosa che un po' fece paura ai tre amici di Gesù. E insieme a Gesù di fianco ce n'erano altri due amici che avevano vissuto tanto tempo prima, Elia e Mosè. Davanti a tutto questo, non sanno più cosa dire gli apostoli. Allora Pietro, vi ricordate, quello con la barba dice: Signore, ma è così bello stare qui con voi. Mettiamo qui tre tende, ci fermiamo qui. Nel frattempo, dal cielo in alto si sentiva la voce di Dio da una nuvola che scendeva. E la voce diceva: Questo è il figlio mio amato, ascoltatelo. Sì, Gesù è il figlio di Dio, proprio per quello possiamo fidarci e ascoltare Lui, sapere che Lui è veramente quello che ci aiuta e ci guida. Dopo tutto questo, gli apostoli caddero a terra dalla paura. Una volta rialzati, gli apostoli trovarono Gesù, che era tornato come prima. E allora, poco a poco, tornarono da dove erano venuti, insieme a Gesù. E Gesù gli diceva: Mi raccomando, per il momento non dite quello che avete visto, perché sennò si spaventano anche gli altri. Torniamo da dove siamo venuti. Cosa è cambiato per gli apostoli? Dopo questo incontro sul monte Tabor, hanno capito che anche quel momento difficile della salita della montagna portava qualcosa di bello. Hanno fatto un'esperienza bellissima che però non finiva tutto lì, ma gli avrebbe dato la gioia e la speranza di sentire vicino Gesù anche nel momento difficile. Sia così anche per noi, anche in questo momento in cui non possiamo fare tutto quello che vogliamo. Beh, stare con Gesù è sicuramente un po' faticoso perché ci porta in montagna, è vero, ci porta ad affrontare le montagne della nostra vita, però ci aiuta anche a viverle bene, soprattutto perché sappiamo che se Lui è con noi, la nostra vita è diversa. E allora, come diceva Dio, dall'alto ascoltiamo, sì. Ascoltiamo Gesù che ci aiuta a vivere bene tutta la nostra vita. Buongiorno, buona domenica a tutti. Vero Lara e Michele? Sì. Cosa dite? Buona domenica? Buona domenica. Ciao a tutti!